immagini di una tipica giornata estiva sul Garda. Bresciani impegnati a fare shopping, amanti delle escursioni in barca, ma anche tantissimi visitatori. Il picco massimo di affluenza è previsto per le prossime settimane, ma le località turistiche come Desenzano sono già affollate. Non solo italiani che magari cercano una vacanza vicino a casa all'insegna del risparmio, ma anche tantissimi stranieri. Ci siamo qui in Lago di Garda per 3 giorni e poi facciamo Bologna, Parma, Firenze. Tanti, sì, più che altro sono olandesi, belgi, campeggiatori, ecco, noi lavoriamo con quelli. Fermo solamente 2 giorni perché i miei genitori hanno una casa qui, per cui sono venuto a passare 2 giorni con i bambini. E così un giorno ci si diverte e si spende meno, ecco. Siamo arrivati, abbiamo trovato un bel ristorantino, poi siamo andati a farci un giro proprio intorno al lago, ci siamo fermati un po' sugli scogli e poi adesso un giro nella zona pedonale. Tutti sono affascinati dalle bellezze naturali di questa cittadina affacciata sul lago, ma le ragioni che spingono i turisti ad arrivare fin qui per un solo giorno o per diverse settimane sono le più varie. Perché è pulito, ci troviamo bene, la gente è cordiale. Usciamo, mangiamo, ci divertiamo un po', c'è un po' di vacanza, un po' comunque si rilassa soprattutto. Ristoranti, ha il piacere di vedere il lago, ha il piacere di vedere le colline tutto attorno, è un bel posto. Di Cremona siamo. Come mai qui? Siamo venuti a fare delle spese in un negozio che ci interessava qua. Bellissimo Desenzano. Che cosa vi piace? Tutto, dai negozi ai bar, ai gelaterie, tutto. Proprio bello, ci sono tante attività contorno, musica. Ieri sera eravamo a Salò, abbiamo visto che c'era della musica in piazza. Sempre essere al mare, un'ora da casa, insomma. What a wonderful life.